Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come fare questo suono. Come avete capito, è un altro classico basso dubstep. Allora, per realizzare questo, ho preso un Massive. Adesso mi tengo questo come guida, linea guida, vi faccio vedere passo passo come l'ho realizzato. Prima cosa, vabbè, ho utilizzato solo due oscillatori. Non ho utilizzato noise né feedback. Il primo l'ho settato con un'onda AI della Digital Hybrid, ok, portandolo a meno 2 ottave, quindi meno 24 cents. Ok, wavetable position l'ho portato proprio all'inizio e ho messo circa un terzo l'intensità di una band minus. Ok, secondo, utilizzando una ormai consumatissima Modern Talking, l'ho portata a circa questo livello, mettendola a meno un'ottava, quindi, scusate, prima ho detto meno 24 cents, in realtà sono meno 24 semitoni. L'intensità della sua formant come distorsione l'ho portata a circa, sì, 2/3, sì. E ho aperto leggermente il volume, leggermente, circa a questo livello qua, alle 10 o'clock, che si senta un po'. Dunque, modulazione, ho attivato la ring modulation nel primo oscillatore, quindi qui a girare la nostra ring modulation, l'ho aperta leggermente e l'ho portata a meno 21. Vi faccio vedere anche in tempo reale come agiscono i vari parametri di ogni sezione del Massive, così possiate capire quello che sto facendo. Ok, allora filtro, ho aperto il primo al massimo. Ok. E l'ho configurato con un acid. Prenderò al massimo. Ok. Per quanto riguarda gli effetti, se non sbaglio, ho usato un flanger negative, giusto? Sì, dopo. Prima ho usato un classic tube, una distorsione, settata in questo modo. Teniamoci così, se no ogni volta diventiamo scemi. Ok. E qui il nostro flanger. Aperto in questo modo. Allora, per quanto riguarda gli insert, i nostri effetti li ho attivati tutti e due all'uscita dei nostri filtri. Ok. Beat Crusher è stato il primo effetto, che non è molto evidente in realtà, ma io. L'ho messo circa questo valore qua, perché non dia troppo fastidio al nostro suono. Secondo, Hard Clipper. Non sembrano così evidenti, ma li ho messi lo stesso. Dopodiché, siamo alla parte delle automazioni. Come potete vedere, ho utilizzato soltanto l'LFO 6 e l'LFO 5. Perché? Perché mi servivano due configurazioni diverse, infatti il primo l'ho utilizzato soltanto per l'apertura del filtro, tenendolo molto molto basso a un ratio di 1 a 1. Tuttavia ho cambiato l'andamento della wave. Se fosse di default suonerebbe così. Invece io lo tengo così. Che ci sia un piccolo ritardo all'inizio e poi parte, come se fosse un inviluppo un po' modificato, diciamo. Ho preso il sesto e l'ho portato nella wavetable position, aprendolo tutto.
nell'intensità della distorsione, così la distorsione seguirà prima questo movimento, poi tornerà indietro. L'ho portato nella seconda, aprendolo anche qua, così. Ok, e anche nel suo volume. Se sentite i suoni leggermente diversi, molto probabilmente è perché qualche valore settato rispetto all'originale differenzia magari di pochi centesimi, di poco, comunque in linea di base il suono è questo. Eccolo qua. Sentiamo anche come cambia quando cambio il valore dell'LFO. Questa riguarda sempre l'apertura del filtro, mentre questo tutte le posizioni della, prevalentemente della parte degli oscillatori. Bene ragazzi, spero di esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, se avete domande, se c'è qualcosa che volete sapere, scrivetemelo nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!